Bentrovati a questo nuovo episodio di Gazzetta in Campo. Oggi siamo ospiti della Canottieri Mincio e andremo a metterci alla prova con i tuffi. Canottieri Mincio, grande tradizione di tuffi, perché avete una squadra che si dà da fare tutto l'anno, giusto? Assolutamente, una squadra capitanata dal nostro allenatore Francesco Priore, molti premiato e tutti lo conoscono a livello nazionale ma anche internazionale. E poi ci sono i corsi. E poi abbiamo i corsi estivi, abbiamo i corsi per i ragazzini dai 6 ai 15 anni, con frequenza bisettimanale, e abbiamo anche dei corsi per master dai 16 anni in su. E frequenza, lì abbiamo una frequenza 3 giorni alla settimana. Quanti sono gli agonisti invece che fanno tuffi alla Canottieri Mincio? Noi abbiamo una squadra di 27 agonisti suddivisa sulle varie età e ha un'attività molto molto importante a livello nazionale e interregionale, dove stiamo ottenendo dei grandi risultati ultimamente. Maglietta tolta, bordo vasca, siamo con Francesco. Bentrovato Francesco. Buongiorno. Oggi, come abbiamo detto, parliamo di tuffi, sì. Ma a che età si comincia a fare tuffi? Il tuffi si inizia a 6 anni, perché a 6 anni è l'età per la quale possono essere tesserati. Quindi dalla Federnuoto. Comincia prestissimo? Prestissimo, prima si inizia meglio è, perché l'agonismo è veramente impegnativo, i programmi di gara più passano gli anni più diventano complicati, i tuffi sono sempre più difficili, ma più tardi si inizia più si avrà difficoltà ad eseguire certi tuffi. Quindi il consiglio è venite il prima possibile. Appena avete imparato a nuotare, buttatevi sui tuffi se vi piacciono. E se avete coraggio. Quello ne servirà tanto anche a me. Dietro poi c'è quello che andremo a provare, però prima chiediamo un po' di cose a Francesco. Francesco, il tipo di allenamenti che serve per un tuffatore che lo vuole fare a livello agonistico? Tantissima ginnastica, tantissima preparazione atletica. Costanza negli allenamenti, perché ci alleniamo 5-6 giorni alla settimana, anche doppio allenamento. Quindi doppio allenamento. Dopo il lato tecnico non sto a descriverlo perché ci sarebbe troppo da raccontare. Ma il doppio allenamento mattina e pomeriggio. Quindi anche durante l'estate quello? Sì, soprattutto in preparazione per le gare importanti che sono soprattutto d'estate. Hai detto livello tecnico difficile da raccontare, perché sì, c'è perché tantissimo da spiegare, giusto? Praticamente i tuffi sono tutta tecnica. Estremamente tecnico, però tecnica, c'è anche velocità, atletica. Potenza, ma soprattutto la tecnica è la cosa che conta di più. Per chi guarda la televisione, qual è il più difficile, il tuffo più difficile che si può affrontare? I tuffi più difficili al momento sono il quadruple mezzo avanti, sia da 3 metri che da 10 metri. Qualcuno lo fa anche, c'è qualche cinese che lo fa carpiato. Il quadruple mezzo ritornato, che sono sempre 4 rotazioni e mezzo, ma invece che in avanti, invece di partire fronte all'acqua, si parte all'indietro, schiena all'acqua e si gira in avanti. Quindi quello lo fanno solo da 10 metri. Allora, quelli che vi ha appena descritto non sono, ve lo assicuro, quelli che proverò io. Andremo molto più sul basso. Potresti anche provarci. Però a mio rischio e pericolo. Mi sa che non arrivi neanche a farne metà. No, invece l'obiettivo è arrivare vivo, sano e salvo fuori dall'acqua anche successivamente. Dicevamo, tuffi complicati. Quando si ragiona sui tuffi, è più difficile dal molto in alto o è più complicato tuffarsi dal basso? Allora, da molto in alto c'è il discorso paura che aumenta. Da molto in basso, ad esempio il trampolino di 1 metro, bisogna avere una bella bisogna essere belli potenti e avere una bella esplosività per eseguire certi tipi di tuffi. Però vi faccio un esempio. Il trampolino da 3 metri, come coefficiente di difficoltà, è paragonabile alla piattaforma da 10 metri. Il trampolino da 1 metro a quella da 5 metri. Okay. I tempi di esecuzione e i coefficienti di difficoltà sono gli stessi. Siamo in periodo olimpico, chi vuole guardare le gare cosa deve sapere per guardare con un po' di consapevolezza una gara di tuffi? Allora, per capire un tuffo, per riuscire ad avvicinarsi al giudizio che daranno i giudici, è molto difficile per uno che non se ne intende, però quello che guardano loro è l'elevazione, l'eleganza e la pulizia dell'entrata in acqua. Meno schizzi, meglio è. Sì. Per dirlo in modo molto banale. E pochi schizzi. La giuria è composta? È composta, le Olimpiadi sarà composta da 7 giudici, tutti e 7 giudici daranno il loro voto, vengono eliminati 2 voti più alti e 2 voti più bassi, quindi rimane una media di 3 voti.
vengono sommati tra di loro, vengono moltiplicati per il coefficiente di difficoltà del tuffo e lì si calcola il parziale di ogni tuffo, che verrà sommato un tuffo con l'altro e si avrà il punteggio finale. Allora, i piedi a filo della piattaforma, abbastanza vicini tra di loro, comodi per spingere. Guarda il lago, sulle braccia, tese, palmi rivolti in avanti. Vai! Giù! Benissimo! Allora, questo qua è l'elementare avanti. Ok. E serve per la partenza dei tuffi, per lo stacco di qualsiasi tuffo. È la base di qualsiasi tuffo, dello stacco di qualsiasi tuffo. Guarda, prendo le mani, mi abbasso, busto e braccia in linea, braccia tese, guardo le mani, alzo i talloni e mi allungo. Allora, piedi uniti, questa volta uniti uno contro l'altro, gambe belle tese, ok, guarda, le mani, stringi le dita così, sì, sulle braccia, stendile più dritte, più in linea che puoi con la schiena, guarda le mani, adesso piegati, schiena e braccia una linea unica, ok, più giù che puoi col petto, non con le braccia. Adesso alzi i talloni, ti allunghi là guardando le mani che bucano l'acqua. Sui talloni, bene la testa in mezzo alle braccia, però guardando le mani, ok, piegati, una linea unica, gambe belle tese, giù il petto, sulle braccia. Sui talloni, alza al massimo, aspetta, meglio. Guarda la riga nera in punta alla tavola, mettiti le mani sui fianchi e comincia a muovere la tavola, comincia a muoverla e a sentire il ritmo del trampolino. Adesso sempre di più finché cominci a staccare i piedi, devi cominciare a fare qualche saltino. Facciamo un elementare avanti come quello che hai fatto lì dalla piattaforma di un metro prima. Allora fermati, metti i piedi in punta appena appena più vicini, ok, braccia alte, guarda il lago, stendi i gomiti, palmi in avanti, gira i palmi in avanti, ok. Adesso piego le gambe, salto sempre guardando il lago e quando ti dico giù porti giù le braccia per fuori, vai quando vuoi, giù. Allora, come prima, gomiti tesi, sguardo al lago. Adesso fai come hai fatto prima da un metro, che hai cominciato a muovere il trampolino, così se senti il tempo, non usare le ginocchia ma usa le caviglie. Parti al mio via, pronto? 1, 2, 3, via! Giù! Perfetto, perfetto. E qui stessa cosa. Facciamo la stessa cosa che hai fatto da 1, dal trampolino, dai 3. Vedrai che è più facile. Questa è uguale al primo tuffo che hai fatto dal trampolino, dalla piattaforma di un metro. Last but not least, ci proviamo, le proviamo veramente tutte. Allora, piedi in punta. L'importante qua è che aspetti il mio via per portare giù le braccia, okay. ti dirò via. Cioè, l'importante è che puoi anche guardare giù, ma non devi muovere la testa, tieni la testa ferma, dritta, neutra, così. Sei pronto? Quando vuoi. Giù! Allora, abbiamo provato una serie di tuffi, abbiamo fatto piattaforma da un metro, trampolino da un metro, trampolino da 3 metri e la piattaforma da 5. Abbiamo provato tutte le specialità, le postazioni che abbiamo qui alla Canottieri. E devo dire che grazie a Francesco sono riuscito a vincere la paura, perché un po' di paura, ragazzi, quando si sale. Cioè, con l'istruttore tutto viene più facile, perché ti mette a tuo agio e riesce a spiegarti cosa fare. Il risultato andava bene per essere la prima volta, direi che sei stato bravissimo. Allora, siamo andati anche abbastanza bene. Adesso insieme a Francesco andiamo a vedere invece qualcosa di più complicato che fanno i suoi bravissimi ragazzi. Il primo tuffo eseguito sarà di Ludovica Berzoni dal trampolino di un metro e si chiama capofitto ritornato carpiato. Il prossimo tuffo sarà sempre un ritornato ma con un salto mortale mezzo, eseguito da Caterina Mantovani, 3 metri. Il prossimo tuffo sarà di Cortesi Mattia, è sempre un 1,5 ritornato da 3 metri ma in posizione carpiata, quello di prima era in posizione raggruppata. Adesso aggiungiamo una rotazione, quindi da 1,5 passiamo a doppia mezzo avanti, raggruppato da 3 metri di Lorenzo Mariotto. Ancora Cortesi Mattia da 3 metri, ci farà vedere un avvitamento.
Questo è un salto mortale e mezzo all'indietro con mezzo avvitamento. Anche questa puntata di Gazzetta in Campo è arrivata alla conclusione. Io ringrazio Francesco per le grandissime istruzioni. Grazie mille Francesco. Prego. Ringraziamo la Canottieri che ci ha ospitato e ringraziamo questi meravigliosi ragazzi. Grazie ragazzi, i tuffatori della Canottieri. Grazie mille ragazzi, alla prossima puntata.